Gentili ascoltatori, benvenuti a una nuova puntata di Radio Somma Libera. Oggi siamo qui con tre giovani, uno sommese che se n'è andato a Roma e altri due invece di Roma, che ci racconteranno un loro progetto molto importante cinematografico sulla plastic free. Ciao Emanuele, ciao Antonella, ciao Stefano, benvenuti. Ciao. Ciao, grazie. Com'è il tempo a Roma? Nuvoloso. Nuvoloso, nuvoloso, qua piove come che Dio la manda proprio, quindi ma piove, ma va bene così, va bene così. E allora, Antonella e Stefano, voi siete due registi cinematografici e state iniziando, ma avete già, diciamo, iniziato, perché so che avete già trovato dei fondi, adesso ce ne parlerete voi bene, questo progetto che si intitola, un cortometraggio, 68.415. A Sì. voi Bene, la parola. sì, allora noi siamo una giovane produzione cinematografica e la GoGo Frames ha circa un anno e mezzo. Siamo entrambi, sia io che Stefano, molto personalmente proprio nella tematica della sostenibilità ambientale, nel senso ci interessa molto, abbiamo cominciato questo percorso di vita plastic free qualche anno fa e per questo abbiamo scelto la tematica per il nostro cortometraggio. Abbiamo scritto una prima versione circa un anno e mezzo fa per un concorso, dopodiché c'è stata l'occasione del bando del nuovo IMAIE, per il quale abbiamo deciso di coinvolgere lo sceneggiatore Demetrio Sacco. Abbiamo vinto il bando nuovo IMAIE, quindi un primo contributo che ci ha dato anche la forza di continuare anche con molto più entusiasmo a lavorare sul progetto. E adesso, di qualche giorno fa, la notizia è di aver vinto anche i contributi selettivi del Ministero e abbiamo fatto partire un crowdfunding per completare il budget. Sì, ora Ed passo la parola a è Stefano. insomma, questo momento di crowdfunding per noi è molto importante perché, oltre ad essere chiaramente un sostegno economico, perché la produzione cinematografica costa abbastanza, perché bisogna far lavorare tante persone per fare un film, anche se dura solo 15 minuti. Perché spesso, scusate se vi ho interrotto, però spesso chi non è del mestiere non ha idea di quanto ci sia dietro di costi reali, io parlo, perché anche io stessa faccio teatro e quando vado a vedere un teatro dico, ma quanto chiedi? Sì, però c'è dietro tutta la scrittura, la stesura, no? Le prove, la scenografia e quindi di conseguenza c'è dietro tutto un lavoro. Esatto. Senza, non so se ovviamente potete dire tutto il budget o altro, ma date un'idea un po' ai nostri radioascoltatrici e radioascoltatori di quanto ci sta dietro per fare un cortometraggio. Beh, considerate che, come diceva Antonella, noi lavoriamo a questo progetto da settembre 2018 e se tutto va bene gireremo, che è la prima fase di produzione, a settembre 2020, quindi sono passati 2 anni. Quindi la fase organizzativa dei film è comunque di scrittura, di reperimento fondi, di preproduzione, è un lavoro molto impegnativo che dura tanto tempo, Se si vuole farlo se si vuole farlo bene. bene. E poi c'è un lavoro molto importante che si fa sul set, dove lavorano, non lo so, i film grossi lavorano anche 70, 80, 100 persone per 2 mesi magari, quindi vi rendete conto da soli che comincia a diventare un'operazione abbastanza impegnativa. Lavorano così tante persone perché ci sono tante tante cose da fare. E poi c'è una fase dopo le riprese in cui entra in gioco per esempio il nostro Emanuele. Emanuele, che è il montatore di questo cortometraggio, oltre che montatore proprio lui della vita sua professionale. E anche la post-produzione vede l'intervento di tante. Ma insomma, non voglio farla lunga, basta che la prossima volta, quando finalmente tornerete al cinema, vi fermate a vedere i titoli di coda, avrete un'idea di quanta gente lavora dietro un film. E fare il crowdfunding per noi è stato un momento importante perché da un lato ci permette di raccogliere tutti i soldi che avevamo messo in preventivo, e poi dall'altra parte ci consente di cominciare a fare il lavoro per cui è stato pensato il cortometraggio, ovvero dire a un sacco di gente che c'è un'emergenza ambientale enorme sulla plastica che ci riguarda molto da vicino. Ed è quello che sta succedendo proprio in questi giorni, grazie a questa campagna di sensibilizzazione e di reperimento fondi che stiamo facendo ormai da qualche giorno. Vi chiedo proprio di approfondire subito questa campagna che state facendo, spiegando bene il valore del crowdfunding, quindi che non è che lo soldi così tanto per, ma il valore che ci sta dietro, perché è molto importante secondo me. E poi volevo anche chiedervi, prima di passare invece la parola, tanto arriva dopo Emanuele, no? Quello che arriva alla fine.
quando tutto è girato, e quindi alla fine poi Emanuele lo sentiamo. Tutto bene, Emanuele, vero? Sì, sì. Tutto bene, perfetto. Sono abituato ormai a essere in fondo alla catena. Così calmo, quindi. E last but not least, perché Kubrick diceva che tutto quello che fai prima di arrivare in montaggio è solo una scusa per produrre roba da montare, quindi insomma è lì che si fa il film. E quindi, beh, il montaggio è una delle parti importantissime, ma come tutte le parti per fare un cinema sono importanti. Però volevo chiedervi due cose, Antonella e Stefano. Perché avete scelto proprio questo argomento? Sono 2 anni che ci lavorate, quindi che tipo di lavoro ci sta dietro? E qual è il messaggio quindi che volete passare anche attraverso questo crowdfunding? Allora, il perché ci stiamo lavorando da così tanto tempo, non so. Allora, sicuramente noi avremmo dovuto girare a maggio, quindi sicuramente, diciamo, probabilmente se non ci fosse stato tutto questo problema mondiale del Covid, i tempi sarebbero stati più stretti, però ci adeguiamo naturalmente come si è adeguato tutto il mondo. Però sì, 2 anni, perché comunque non aveva senso girare magari prima ma con meno fondi, quindi abbiamo preferito appunto aspettare per poter avere proprio tutte le risorse di cui avevamo bisogno. E come diceva anche prima Stefano, il senso del crowdfunding è proprio quello sì di reperire l'ultima parte di budget, ma anche proprio riuscire a comunicare con quante più persone possibili, perché noi davvero vorremmo convincere un pubblico sempre più vasto a dire addio alla plastica, la plastica monouso naturalmente. Quindi tra l'altro il crowdfunding proprio ci sta permettendo di creare tante interazioni, una tra le tante, praticamente abbiamo svolto un'iniziativa in questi giorni, un documentario tra l'altro consigliato da Emanuele, The Story of Plastic. Abbiamo richiesto alla produzione proprio del film una visione privata organizzata, l'abbiamo condivisa con quelli che già ci seguono, comunque sui nostri canali social. Alla fine siamo arrivati anche a persone che prima non ci seguivano vista la tematica, e ieri sera abbiamo avuto un incontro su Zoom e ci sono venute un sacco di idee, di iniziative da proporre nei prossimi giorni, perché comunque la campagna è ancora lunga, mancano ancora circa 47 giorni mi pare, quindi faremo tante iniziative, andremo a pulire le spiagge, insomma l'idea è proprio quella di avere anche un pretesto, no? Del film, perché è comunque il nostro obiettivo principale, ma per parlare di questa cosa qui che ci tocca proprio da vicino e dovrebbe, penso, interessare sempre più persone. Beh, più la studiamo, più ci stiamo attaccati, più capiamo che è una cosa proprio urgente e che va assolutamente spinta, perché da essa dipende, da essa come dalle altre grandi emergenze ambientali, riscaldamento, lo smog e tutto, dipende il futuro della nostra vita stessa. Assolutamente, e se vedete anche il primo trailer che hanno fatto del loro cortometraggio che arriverà per la campagna crowdfunding, è molto d'impatto, colpisce molto le immagini che avete utilizzato, quindi invito tutti ad andare a vederle. Emanuele, arriviamo a te, che ti sei trasferito da Somma Lombardo, in una zona di Somma Lombardo, tra l'altro, dove c'è un po' che case, poco conosciuta. Periferia, quasi non è. Periferia. Dai, nominiamola, tanto la Peduzza non l'abbiamo ancora nominata, possiamo farla, la periferia proprio di Somma, una zona molto bella, devo dire, molto bella, piena di verde. E sei arrivato a Roma per fare il montatore, adesso hai incontrato questi due registi, stai facendo questa attività con loro. Ma come ti è venuta l'idea, i tuoi studi, come sono andati, e poi com'è passare da Somma a Roma? Allora, diciamo che la passione per l'audiovisivo l'ho praticamente sempre avuta. Nel corso delle superiori con gli amici ci troviamo spesso a vedere film, cioè per noi anche della provincia andare al cinema era abbastanza un rito,
Poi abbiamo continuato anche a vederci per i fatti nostri e tra tutti io mi sono particolarmente appassionato alla cosa, tant'è che ho deciso che finite le superiori sarei andato a fare effetti speciali. Non so bene perché, ho deciso che poteva essere la mia strada, ma nel percorso che ho intrapreso ho scoperto l'esistenza del montaggio, questa figura del montatore che deve mettere insieme tutto quello che è stato fatto dai registi, è stato fatto sul set nei mesi precedenti, uno poi se lo ritrova tutto insieme e deve dargli una forma. Questa professione mi ha attirato tanto e quindi ho deciso di intraprendere un altro percorso di studi di altri 3 anni, sempre a Milano, restando in Lombardia, e alla fine ho detto vabbè, me ne devo andare a Roma perché come si può dire, l'Italia si divide un pochino in due parti, la parte milanese e la parte romana. La parte milanese è di pubblicità, TV, cioè del Mediaset, Sky, stanno comunque lì al nord. Tutta la parte invece di fiction, che era quella che interessava a me, sta a Roma. Quindi ho fatto il fagotto e sono partito per la capitale, dove ho cominciato questo nuovo percorso lavorativo. Ho conosciuto i due registi che mi hanno coinvolto in questo bellissimo progetto che ho appoggiato fin dall'inizio, perché anch'io sposo la tematica della plastic free e della riduzione di qualsiasi tipo di impatto ambientale che possiamo avere. E niente, eccomi qua, distante 600-700 km dalla Verde Peduzza. Esatto, la Verde Peduzza. Sei proprio un poeta. Invece, con Lombardo immersa nel verde, nei boschi, io qua c'ho palazzi, gli aerei, no, gli aerei ci sono anche a Somma, però almeno quella. Gli aerei sì, tra l'altro adesso che sono ricominciati, l'altro giorno ero lì in piazza, ho tirato sulla testa, poi c'era un aereo sopra, un casino, non eravamo più abituati col lockdown, facciamo in fretta anche noi a Somma a dimenticarci degli aerei, però sono tornati e quindi è così. Invece scusate, Antonella e Stefano, voi siete di Roma, Roma o arrivate? Io ho origini campane di Scafati, però vivo qua da 16 anni, anche la mia famiglia si è trasferita qui, quindi... Okay, quindi... Io sono romano di Roma. Sei romano di Roma, si sente. Quindi... Bene, allora ragazzi, siamo verso gli ultimi minuti, diteci un po' dove trovare il vostro crowdfunding, ripeteteci bene perché farlo, soprattutto per le prossime generazioni, perché voi appunto generazione di trentenni, io sono quasi tutti, sono molto felice che siate plastic free, ma purtroppo non lo sono ancora in tanti, e quindi dateci ancora le ultime coordinate e così veniamo a trovarvi e vi seguiamo. Esatto, noi abbiamo scelto di fare un crowdfunding perché tante persone possono mettere una piccola cifra per fare una cosa grande. Questa cosa grande è spiegare attraverso le emozioni che il cinema, che una storia raccontata al cinema ti dà, spiegare perché è il momento urgente di fare tutti un passo indietro, prendere posizione e dire la plastica, no grazie. E per questa campagna la stiamo facendo su Indiegogo, naturalmente ci si può donare lì oppure ci potete seguire sui social seguendo Gogo Frames, e così lì vi terremo aggiornati su tutte le nostre iniziative. Giuro che non saremmo troppo insistenti, bugia. fatelo che ce n'è bisogno, quindi cari amici radioascoltatori, andate su Indiegogo, sulla pagina Gogo Frame, fate la vostra donazione e magari, perché no, quando sarà girato e tutto a posto, sarebbe bello avere una proiezione anche a Somma Lombardo. Ci sono dei luoghi meravigliosi, insomma, Emanuele ben lo sa, sia all'aperto, perché se andiamo sul canale di Villoresi o sul parco del castello, sono dei posti meravigliosi, ma anche al chiuso, sempre che possiamo trovare. E quindi vi aspettiamo col vostro cortometraggio. Tanta merda, come si dice a teatro. Grazie. Tanta merda a tutti e grazie Emanuele di essere andato a Roma e di averci fatto conoscere questa bella attività. Grazie. Ciao ragazzi, buona giornata. Ciao.
chance or second wind. Whatever it takes to begin again. Small reminder of what used to be. I came home for more than a memory. Virginia creeper on an old oak tree. Out of tune piano keys. Smokestacks paint the sky. A broken hallelujah by and by. A thousand eyes looking for me. But I just couldn't be found. I spent my winter in the shadow. December is much warmer with you by, staring to the silver sky. You can make a graveyard sing a dull diamond shine on a diamond ring. So tell me, baby, and tell me true. Can I say what can I do? Ascoltato Broken Hallelujah di Caleb Cloud. E adesso una band che una ventina di anni fa ci regalò un disco davvero sorprendente, si chiamava Moon Over the Interstate, la luna sopra l'autostrada. E loro sono i Mollies, mischiavano musica irlandese e musica messicana, il violino e la fisarmonica. No one knows where she gone. No one knows where old Rosie go. But she gone, she gone, she gone. Spain, and that name is Rosie Garcia. She could pray in Spanish, she could pray in Latin, in English she could say pleased to meet ya. She had her first boy when she was 15, and she called him Miguel Garcia. And he falls asleep flat on the floor at
after drinking a pint of tequila. No one knows where old Rosie go. No one knows where she gone. No one knows where old Rosie go. But she gone. She called him Robert Jose, and he had a job for a while in town before he went away. He married that girl who said she was Spanish but looked just like Rosie's sister, and he said he dated her 17 times before he finally kissed her. No one knows where old Rosie go. No one knows where she gone. No one knows where old Rosie go. But she gone. Her share of dying and stirred her share of beans. Her people all believe in observable justice, but that ain't what Rosie seen. The young girls that lay their plastic wreath down where somebody once rolled a truck, but Rosie's too old to fall on her knees to the patron saints of luck. No one knows where old Rosie go. No one knows where she gone. No one knows where old Rosie go. But she gone. She gone. She gone. Buongiorno gentili ascoltatori di Radio Somma Libera e benvenuti a una nuova puntata della rubrica Salute e Benessere. Oggi è con noi il dottor Giorgio Grungo, neuropsicomotricista e musicoterapeuta. Buongiorno Giorgio! Buongiorno, buongiorno Michele, buongiorno a tutti ascoltatori. Grazie di essere qui con noi. In diversi immagino che a Somma Lombardo conosceranno Giorgio, ma oggi vogliamo un po' approfondire la sua conoscenza. Giorgio, parlaci di te e della tua occupazione. Allora, vi parlerò un po' di quello che faccio, da come è nato un po' questo interesse per questa particolare
area, diciamo, della relazione d'aiuto, definiamola così. In realtà oggi vi voglio parlare della mia esperienza nell'ambito della musicoterapia e in particolare di un settore della musicoterapia che è la musicoterapia vibrazionale. Questo specifico settore si occupa infatti di utilizzare i suoni e i suoni e le vibrazioni per produrre degli stati di benessere, degli stati di decondizionamento dallo stress e di contenimento dall'ansia. Fondamentalmente questo è quello di cui oggi vi voglio parlare, pensando anche a una cosa, pensando che abbiamo vissuto tutti in questo periodo appena trascorso uno spazio di ascolto del mondo dei suoni, un po' forzato evidentemente per il motivo del Covid-19, ma abbiamo tutti potuto constatare quanto in realtà il silenzio non esiste. Sono calati gli aerei qui a Somma, sono calati i rumori delle fabbriche, delle auto, di tutto, e ci siamo resi conto che ci sono dei suoni naturali che ci hanno accompagnato. Qualcuno di noi sicuramente camminando ha iniziato a ascoltare di più il proprio corpo, quindi il proprio respiro, i passi, e poi ha iniziato ad ascoltare intorno il suono e il canto degli uccellini, poi ha iniziato a sentire le foglie diciamo mosse dal vento, ha iniziato ad ascoltare la pioggia, insomma ha iniziato ad ascoltare tutti i suoni che la natura ci dona fondamentalmente nel momento stesso in cui questo rumore di fondo molto molto invasivo, molto invadente, diciamo, è calato per le ragioni che sappiamo. Ecco, in questo periodo ho esortato le persone che ho contattato, che ho sentito, che ho incontrato a ascoltare di più, a imparare, a reimparare ad ascoltare i suoni che ci circondano. Questo, possiamo dire, è un primo passo per recuperare il rapporto, un rapporto naturale più profondo con il mondo circostante e in particolare con il mondo sonoro. Benissimo Giorgio, questa introduzione al tuo lavoro è molto interessante. Volevo però provare a chiederti da dove nasce questo tuo interesse proprio per il suono e per il suono collegato agli stati d'animo. Allora, guarda, è una storia lunga, molto lunga. Si può dire è nata nell'adolescenza. Allora, non nascondo che ho 63 anni e... Sei giovane. Sono un giovanotto, Giorgio. Sì, quando avevo, diciamo, da quando avevo più o meno 14-15 anni, altri tempi, non c'era tutta questa tecnologia, diciamo, l'interesse per i suoni era un interesse, come dire, proprio di ascolto di quello che si produceva, e insieme ai baldi giovanotti come me ci piaceva incontrarci e provare a mettere insieme dei suoni sia con strumenti, c'erano le gruppi musicali naturalmente, così, ma noi ci dilettavamo oltre che a suonare strumenti convenzionali, quali la chitarra, l'organo elettronico, la batteria, eccetera, i flauti, eccetera, ci dilettavamo, come vi dicevo, a utilizzare dei suoni che provenivano dal mondo, come dire, degli strumenti non convenzionali. Che cos'erano gli strumenti non convenzionali? Erano padelle, pentole, elastici, chiodi, pannelli di compensato, di masonite, insomma, di tutto e di più, per produrre dei suoni che accompagnavano poi la musica. Insomma, di questo interesse al suono
non convenzionale, come vi dicevo, mi è rimasta sempre un po' questa curiosità, mi è rimasto dentro, nonostante appunto gli anni sono andati avanti, in realtà ho sempre coltivato un grande piacere a, sia a registrare suoni naturali, ma anche a produrre suoni e vibrazioni che davano proprio una percezione all'udito, non solo all'udito, di distensione, di calma, di quiete, di pace. Ed ecco che una quindicina di anni fa ho scoperto sia i gong che le campane tibetane e allora è iniziato un po' un lavoro di esplorazione, di ricerca di questi strumenti strani, qualcuno li vuole, li conosce sicuramente, sono come delle pentole, delle insalatiere fatte diciamo in una lega, di praticamente un bronzo, diciamo una lega tra il bronzo e l'ottone, così, molto risonante, molto armonico come suono, che produce appunto uno stato di rilassamento. Poi magari ve ne parlo un attimino un pochino più diffusamente e magari ne prendo anche una così ve la faccio sentire. Molto volentieri, insomma, molto volentieri, così ci rilassiamo questa mattina. Bene. Ecco, dicevo che così il mio interesse al suono nasce proprio nella fase dell'adolescenza e poi è maturata naturalmente, chiaramente le tecnologie nel frattempo sono anche molto cambiate e non ci sono più i registratori a bobine giganteschi che chiaramente davano una grande fedeltà, però nello stesso tempo erano degli oggetti giganteschi, non si poteva certo andare in giro a registrare. Adesso ci sono diciamo dei moderni mezzi tecnologici molto compatti e anche molto fedeli. Io nel frattempo mi sto spostando e sto andando a prendere una campana, sì, ne prendo una e prendo due cose nel frattempo, così mentre vi parlo faccio un'altra cosa, ma sempre per noi. Dicevo che ho avuto modo di approfondire gli effetti terapeutici, diciamo, del suono armonico. Cos'è il suono armonico? Il suono armonico è una vibrazione che produce una nota fondamentale di base, la quale è accompagnata da delle armoniche, quindi delle sottovibrazioni, delle sovravibrazioni che accompagnano la nota principale. Bene, queste vibrazioni che accompagnano la nota fondamentale producono in qualche modo una risposta nell'organismo, sia a livello psichico ma anche a livello organico, biologico, fisico, una vibrazione che viene assorbita e viene la quale riesce a dare come risposta uno stato di rilassamento, di distensione, sia fisica che psichica. Ecco perché il mio interesse si è rivolto proprio a questa tipologia di strumenti particolari che, se volete, vi voglio far ascoltare qui. Sì. Ho qui davanti a me una campana. Adesso non so, poi mi dici, Michela, se si sente o no. Proviamo, vai Giorgio. Ah, piano, senti, lo faccio piano, Si sente ancora? Si sente, non lo faccio forte per non creare distorsione nel suono ancora, Ecco, la campana non viene solo ascoltata, ma viene anche posta sul corpo attraverso appunto dei trattamenti, che sono i trattamenti fondamentalmente di rilassamento. La vibrazione viene assorbita direttamente dal corpo e chiaramente viene anche ascoltata, evidentemente anche dall'apparato uditivo.
mentalmente la persona, respirando e assorbendo in qualche modo la vibrazione, passa da uno stato, diciamo, di veglia, di controllo sensoriale, superficiale, in genere orientato all'esterno, passa, come vi dicevo, a uno stato di spostamento dell'attenzione verso il mondo interno, attraverso il suono, attraverso la respirazione. Bene, queste tecniche sono utilizzate proprio nella, quando ci troviamo in presenza di stati d'ansia, stati di stress, disturbi anche di tipo neurovegetativo e stati, per esempio, prendiamone uno, di insonnia o di tensione, diciamo così, si cerca proprio di introdurre delle variabili nel vissuto della persona che gli consentono poi di, anche una volta finito il trattamento, di utilizzare questa tecnica attraverso il respiro, di decondizionare lo stato di ansia, ad esempio. Ecco, vi ho fatto un esempio specifico. Questo che ci stai dicendo è particolarmente importante, Giorgio, anche proprio in questo periodo, perché sappiamo che in tanti, magari anche qualcuno fra i nostri ascoltatori, fa fatica magari a dormire, ad addormentarsi, o stati di insonnia. E quindi questo del suono che tu ci stai spiegando è importante qui per noi. Siccome siamo verso la fine, Giorgio, dell'intervista, e so che tu hai fatto veramente tantissime cose, perché autore appunto del libro Il suono come messaggio armonico dell'universo, e anche di alcuni CD, tra cui appunto Acque Sacre e Mantra di Luce, però so anche che sei fondatore dello studio di psicomotricità e musicoterapia Mercurio a Somma Lombardo, quindi, e c'è anche un sito. Volevo chiederti proprio brevemente le tue attività, le proposte che fate a Somma Lombardo, quali sono? Periodicamente io organizzo dei piccoli gruppi dove si lavora proprio sull'ascolto, che vengono chiamati viaggi sonori, viaggio sonoro armonico, e le persone vengono accolte, vengono invitate proprio a prendere una posizione molto comoda all'interno dello studio, e nell'arco di circa un'ora e mezza così vengono proposte una serie di suoni e di tecniche proprio orientate alla distensione, al rilassamento. Chi fosse interessato può andare sul sito, che è messaggio sonoro, tutto attaccato, messaggiosonoro.com, e trova dei riferimenti, trova dei numeri telefonici, dei ricapiti, delle coordinate per contattarci, per sapere un po' come funziona l'organizzazione di tutto. Io vi invito ad andare a vedere il sito di Giorgio, messaggiosonoro.com, perché trovate tanti spunti e potete entrare in contatto. Hai anche una pagina Facebook, Giorgio? Guarda, Giorgio Grungo, basta digitare Giorgio Grungo Facebook, cercarlo e si trova. Chi fosse interessato poi sul sito trova un link per andare ad ascoltare un viaggio sonoro armonico sulle acque sacre. Ecco, ci tengo un po' questo percorso, perché è proprio un po' introduttivo tutto il lavoro di ascolto di sé attraverso il respiro, attraverso il suono. Questo è un po' quello che faccio un po' di particolare qui in questo territorio sommese. Bene, Giorgio, noi ti ringraziamo di essere stato qui con noi oggi su Radio Somma Libera, e andate ad ascoltare questi consigli che vi ha dato Giorgio, che secondo me sono proprio in pace, in connessione con la natura, e ne abbiamo tanto bisogno in questo periodo in particolare, ma non solo. Grazie Giorgio, un saluto. Grazie Michela, grazie agli radioascoltatori. E adesso ci ascoltiamo proprio un audio tratto, un viaggio sonoro di suoni di acqua registrato in natura proprio da Giorgio, per favorire il sonno e contenere l'ansia. Buon ascolto. Ciao, ciao a tutti, ciao.
Cohen. Radio Somma Libera ritorna questa sera alle 21. Buona giornata a tutti. Radio Somma.